Quando il sole cala dietro le cime degli Appennini, l'Umbria si dipana come un groviglio maestoso di alberi scuri. È una regione pacifica, l'Umbria, ma contemporaneamente si può respirare un'aria quasi mistica. Forse sono i borghi medievali, ultimi baluardi di un mondo ormai perduto. O forse sono i boschi, tutte quelle foreste che di giorno colorano il territorio di verde, mentre di notte lo fanno assopire nelle tenebre. Il verde sembra essere dappertutto, quello degli ulivi, quello dei lecci di Assisi, quello dei cipressi. C'è un'atmosfera sospesa nelle mattinate di sole, quasi come se il tempo avesse scelto di non scorrere ai piedi delle pendici. Ma cosa succede di notte? Cosa si cela dietro quella calma piatta, dietro tutta quella quiete? La risposta è nei boschi. Quegli stessi boschi che hanno trattenuto nella loro pace sospesa i retaggi di un passato che non se n'è mai realmente andato. Pensiamo ai Monti Sibillini, a cui Leopardi dedicò le rimembranze e che sanciscono con fermezza l'Appennino centrale. Fra la vegetazione più selvatica esiste una grotta, là sui Monti Sibillini, al confine con le attuali Marche. Si dice che al suo interno sia ancora rinchiusa una creatura. Una creatura chiamata appunto Sibilla. La leggenda della Sibilla ha molte varianti. Alcuni sostengono che fosse una commerciante disonesta, che tantissimi anni fa, caduta in rovina, si rifugiò come un eremita nella grotta, così da sfuggire ai suoi creditori. Altri invece sostengono che la Sibilla abbia origini non umane. Sarebbe infatti l'opposto della Vergine Maria, una sorta di anticristo. In tutte le versioni, però, la Sibilla è dotata di un potere straordinario, quello della preveggenza. Può vedere il futuro e, come un oracolo, può predirlo a chi lo vuole conoscere. Si sprecano le storie di coloro che si sono avventurati nella grotta alla ricerca di risposte. E si sprecano anche i racconti di coloro che non sono più tornati. Non si sa di preciso cosa accada a chi sceglie di avventurarsi lungo i sentieri tortuosi per raggiungere la grotta. Ma l'entrata è ancora lì, bloccata da un cumulo di massi. La grotta della Sibilla attira tutt'oggi numerosi visitatori, sia dall'Umbria che dalle Marche. Chissà, forse là dentro si nasconde veramente qualcosa di oscuro. I boschi nascondono molti segreti e molte storie che non vengono raccontate spesso. Una di queste si svolge in un vecchio monastero, di cui oggi non rimane più nulla, che sorgeva sulle colline dietro Assisi. Si dice che tanti anni fa la gente devota del posto si recasse in questo luogo per pregare. I monaci che abitavano il complesso, tuttavia, non erano inclini a ricevere visite. A dire la verità, partecipavano malvolentieri ai riti religiosi con i fedeli. Il motivo? Quei monaci erano dediti alla dissolutezza più totale. Il vino, le orge, i peccati si moltiplicavano fra le mura del monastero, ben celate dall'isolamento che concedeva quel luogo. Ciò che accadde all'ordine religioso non si sa di preciso, ma si dice che fu colpito da una pestilenza. I monaci, insomma, morirono. Ma forse non per sempre. Se chiedete agli abitanti della zona, infatti, forse troverete chi vi racconta di come durante la notte spesso si sentano dei canti, delle litanie. Alcuni giurano persino di aver visto una lunga fila di figure incappucciate, intente a salire lungo i sentieri, le fiaccole in mano, i capichini, fino a perdersi nell'oscurità del bosco. Una storia di apparizioni, quindi. Una storia di apparizioni che a ben vedere è molto simile a quella del castello di Macerata, in provincia di Perugia. Oggi resta soltanto una maestosa costruzione austera, ma un tempo quello era un luogo di orrori indicibili, macchiato indissolubilmente col sangue. Si dice che il castello sia infestato da un intero plotone di esecuzioni. Non se ne conosce la storia, ma la leggenda parla di figure scheletriche che a due marciano scendendo la scalinata principale. E c'è dell'altro. La località in cui sorge il castello è detta Poggio delle Forche. C'è chi sostiene quindi che quel plotone sia stato impiccato, forse perché insubordinato, e che sia costretto ad abitare per l'eternità nella fortezza che un tempo lo ospitava. L'Umbria è una terra ricchissima di racconti simili, ma come in ogni luogo ne esistono ancora tantissimi.
Se siete umbri, raccontateci le vostre leggende locali qui sotto nei commenti. Rendete partecipi tutti noi del vostro patrimonio folcloristico. Diffondiamo tutti insieme le tradizioni italiane, perché spesso le suggestioni più spaventose si annidano a casa nostra.